nozione in più. Entriamo quindi nel mondo Harley ed entriamo al quarto spritz run. Sigla. Harley Davidson Vicenza, a Creazzo. Quarto spritz run Vicenza, chapter Italy. Raduno memorabile per i 200 arleisti che hanno accolto l'invito delle Ladies Vicentine, anche se il maltempo ha causato una riduzione del vasto programma, finemente stilato e organizzato dalle centaure della Hog di Vicenza. Tra i gladiatori, protagonisti del raduno, spiccano le donne. Onore quindi al merito per le Ladies of Harley che, emergendo nell'ambiente maschilista ben saldo nell'entourage motociclistico, sono da tempo parte integrante nonché promoter di tali iniziative. L'Harley Owners Group è un'associazione pienamente sostenuta, promossa e sponsorizzata dalla Harley Davidson ed è aperta a chiunque possieda una Harley. Dietro questa definizione generica sta la nuova filosofia della società. L'obiettivo è stabilire un contatto diretto con il cliente, creando un'atmosfera familiare, influenzata dall'entusiasmo di ogni componente e rafforzata dai raduni e dalle feste organizzate durante l'anno. Questo raduno, il quarto Spritz Run Vicenza, è l'esempio di fratellanza e unione di uomini che insieme compongono una grande famiglia felice. Ci troviamo all'interno di quello che è il centro, se vogliamo, di raccolta di questo importante raduno. Parlo con Stefano, il dealer appunto della Harley Davidson Vicenza. Un gruppo straordinario, quello che stiamo vedendo, la filosofia della Harley la racchiude in tutta la sua libertà, una filosofia veramente straordinaria. Che cosa vi accomuna innanzitutto? Sì, allora innanzitutto c'è da dire una cosa: il gruppo di Vicenza Chapter nasce nel 2004, conta oggi all'incirca 140 soci tra Vicenza e provincia, e diciamo quello che ci piace di più di questo gruppo è la familiarità e l'amicizia che ci lega. Abbiamo anche molte donne all'interno del nostro chapter e quest'anno per la prima volta il nostro run, il nostro giro, è organizzato interamente da loro, cioè quindi dalle ladies. Harley Davidson, the legend. Il lato eccitante della Harley si nasconde nella carica erotica del pensiero di milioni di uomini che mai negherebbero di trovare provocante una donna in sella ad una potente moto. D'altra parte, anche il mondo femminile è fortemente attratto dall'uomo temerario, amante del pericolo e, perché no, del cattivo ragazzo. Il mondo Harley nasce con la prevaricazione del maschilismo, ma oggi le ladies godono del privilegio di essere considerate alla pari, in aggiunta alla protezione e all'ammirazione che il sesso forte riserva al così stonato, in questo caso, sesso debole. Il mondo Harley non è soltanto un mondo maschile, anzi è ben rappresentato soprattutto qui a Vicenza dalle donne. Giulia, benvenuta, tu sei appunto la nostra icona, donna del mondo prettamente maschile. Ma com'è entrare in questo mondo? Che cosa ci racconta la donna quando entra in un mondo Harley?
La donna quando entra in un mondo Harley o è portata dal moroso compagno marito, oppure entra perché ha una passione innata, un amore innato per la moto. Secondo me queste due sono le spinte che portano una donna a entrare nel mondo Harley. Una volta che è entrata, che filosofia trova di vita? Che ambiente trova? Che atmosfera? Viene accolta, per cui noi donne, insomma, diciamo che riusciamo anche ad emergere in questo mondo, oppure è trattata con un po' i guanti, se vogliamo? Entrambe. Veniamo trattate, almeno io parlo per il Vicenza, veniamo trattate veramente come delle persone molto importanti, sono tutti molto orgogliosi di averci nel gruppo, anche perché il Vicenza Chapter ha il numero più grande di donne iscritte, e anche con la moto, perché stiamo parlando di una quarantina di donne iscritte e più di 20 hanno la moto e la guidano. Quindi è una realtà importante che più di qualche chapter in Italia, e anche, voglio dire, abbiamo qui ospiti il Big Mountain Chapter, è una realtà che comunque ci riconoscono, che ci invidiano, sì, e veniamo apprezzate sicuramente per questo. Harley Davidson, The Legend. La sensazione di libertà che si prova alla guida di una moto Harley non si limita al vento tra i capelli o alla vista della strada che si apre davanti. È molto più significativa e profonda. Cultura e colore locale. Log Vicenza è sensibile a tale scopo, affidando alle usanze e alle tradizioni autoctone il compito di lasciare incisi i due principi che decantano i piaceri della vita: la conoscenza e il divertimento insieme. Activity Officer della Harley Davidson di Vicenza è Jessica, quella che sa tutto il percorso che faremo domani. Tu la organizzi proprio, l'hai provato. Dove andrete? Beh, sarà un giro attorno ai colli iberici, comunque vicentini, non tanti chilometri, un centinaio, perché ovviamente 300 moto da scortare sono impegnative, per cui abbiamo scelto un paesaggio, cioè un itinerario che dia una scorsa di tutte le nostre bellezze qui attorno, e conciso, però che dia un po' di tutto, insomma. I club motociclistici esistono da quando esistono le motociclette, per la semplice ragione che è più divertente coltivare questo hobby in compagnia. Parecchi gruppi, inclini alle più diversificate necessità o codici, condividono avventure che consentono di sperimentare nuovi modi di vivere. Integrati in quella che si può definire una famiglia, ognuno è parte precipua e membro della medesima comunità. Fratelli di pensiero e fedeli allo stesso marchio, la Harley non è solo un nome, uno stile di vita, ma racchiude una filosofia inimitabile ed elitaria. Anche la tecnologia è una questione di atteggiamento filosofico. Le Harley sono vere e proprie opere d'arte, nonché capolavori di tecnica. Sono belle a vedersi e sono certamente fatte per la strada. L'interpretazione personale si manifesta attraverso la scelta delle modifiche che gli harleisti apportano alla propria moto, creando quella che può essere definita espressione tangibile della propria filosofia personale. Veri guru del design interpretano, rivoluzionano i modelli originali, seguendo scrupolosamente i desideri e la personalità del proprietario. Ecco perché si crea una simbiosi con il mezzo. Ecco spiegato l'affetto imprescindibile tra l'harleista e la sua moto. Tre parole per descrivermi la Harley: amici, passione e tanto divertimento. Cromo, fiamme e spirito. Emozione, vibrazioni e amicizia. Emozione, voglia di vivere e serenità. Leggenda, stile di vita e libertà. Sesso, trasgressione e sogno. E per te? Tutto. Prendi una Harley e ti verrà voglia di viaggiare.